Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati al vostro Andrea di Cronatuni in questo nuovo capitolo di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Eccola là. L'ho detto che era divertente oggi. In parte. Però prima dobbiamo sconfiggere Pestifero. Perché perché Decadam comunque sia la incontreremo molto più in là. Cioè molto. Un pochino più in là. Ora che abbiamo fatto le presentazioni, prendo congedo per il momento. Ah, pensi che ti lasceremo andare? La pagherai per tutti quel che ha costato della spirito ossia e polpanime. Può bloccare i nostri attacchi. E tu che cosa saresti esattamente? Io sono Pestifero. Lascia a te questo combattimento, Pestifero. Ta-da! Oh, sono così felice! È la ricreazione e posso divertirmi quanto mi pare! Hihi! È così veloce! Già, come il fulmine! Squit! Cos'è un topo, Squit? Non siete molto svegli, vero? I generali non ce la fanno! Non è colpa di sono noia che aspetterà le delitti, il meglio del meglio! Comunque è uno spasso passare il tempo con i miei nuovi giocatori preferiti! E ora, Ragabatrax, è il momento, Rachnus! Tu parli troppo, mocciosetto! Che ne dici se ora ti chiudiamo il becco? Adesso lo bloccheremo qui! Voi tutti, via di qui! Ma... Meglio fare come dicono, non possiamo resistere ora, siamo troppo deboli! Ah, bene, andiamo! Ce l'abbiamo fatta. Non avevo capito quanto gli spettrali fossero penetrati in questo mondo. E ora che si fa? Abbiamo bisogno dell'aiuto dello yokai più potente, il maestro Mew. Il maestro Mew? Il maestro Mew è lo yokai degli yokai, il maestro dei maestri. Esatto, è un potente maestro yokai dalle capacità leggendarie. Sai chi è Whisper? Ma certo, sono molto ferrato nella cultura yokai, sai? Non mi dire, è incontifante, potrebbe far... Potrebbe decollare dal mio sederino. Mio Dio. Il maestro mio è uno yokai delle leggende. Non si manifesterà da nulla. No? Stai dicendo che è impossibile contattarlo? È destino. Il maestro mio è stato visto di recente nella Val d'Oro del passato. Oh, che fortuna. Dividiamoci in due gruppi. Nathaniel e io andiamo via alle botteghe. Ok, bene, verrò con te. E dovremmo cercare... Lungo le strade di fronte alla stazione dei treni? Buona idea per una volta, andiamo! Che poi in realtà è la strada giusta è quella di Viale delle Botteghe. Però vabbè, siamo arrivati oramai. Ecco qua, Relux e Pioggianna ancora. Mi scusi, vorrei chiederle di un potente yokai, maestro Mew. Ti prego, Pioggianna, mettiti con me. Non posso, Relux. Il muro tra Spiridossi e Polpanime ci divide. Per me questo muro non esiste. Esisti solo tu, mia cara. Sembra che qui siamo solo d'intralcio. Pioggianna e Relux non erano ancora una coppia in quest'anno, interessante. Che cosa vuoi? Aspetta, non sarei mica un altro corteggiatore di Pioggianna. Corteggiarla io? E così è apparso un rivale, non mi lasci scelta, mio amico infatuato. Ti sfido a duello, ti sconfiggerò e proverò il mio amore per Pioggianna. Oh, povero me, ho perduto. Ma perché dico... Perché è giusto dire perduto? Suona malissimo, suona, ho perso. Eppure si dice perduto, non capisco perché. Boh. Ti prego, falla felice almeno. Mi sa che hai preso un granchio a proposito di tutta questa storia. Noi non siamo tuoi rivali per l'amore di Pioggianna, cerchiamo un maestro Mew. Oh, il maestro Mew? Io ne so qualcosa. So che è un gatto yokai con un paio di... Con più un paio di buff. Ma che significa? Oh, quel maestro Mew. Ho sentito che indossa un mantello elegante. Un gatto yokai con un mantello. Buffy extra. Quali altri indizi? Ehi, è più di quello che sapevamo prima. Grazie, Relux e Pioggianna. Penso che dovremmo ringraziarti. Ora conosco la forza dei sentimenti, direi. Oh, Pioggianna, mio dolce tesorino. E li abbiamo persi. È ora di ritrovarsi con Nathaniel, non vi pare?
Penso proprio di sì. Penso abbiano detto che stavano andando a via le botteghe. Andiamo. Sì, vanno a via le botteghe per vedere il cartone animato, è ovvio. Oh, scusate, in Giappone si chiamano anime. No, comunque sì, sono cartoni animati da tutte le parti. Li chiamano solo in un altro modo, mentre in America sono cartoon. Unisciti a noi la prossima settimana per una nuova avventura di Maximus Mask. Maximus Mask è semplicemente più mitico. Al massimo! Non... Nathaniel, sei a posto? Sembri un po' eccitato. Stavo guardando il suo eroe preferito, Maximus Mask, in questa TV. Non abbiamo la TV a casa, perciò provo a guardarlo in azione quando posso. Il che significa che non abbiamo alcune informazioni sul maestro mio. Scusa. Beh, la distrazione è comprensibile, comunque abbiamo qualche indizio. Il maestro mio è un gatto yokai che a quanto pare ha dei baffi extra. E si dice porti un mantello elegante sulle spalle. Nessuna di queste informazioni rende più facile trovarlo, però. Giusto, gne. Non riusciremo proprio a trovarlo. Non così in fretta, Shibanyan. Il maestro mio è lo yokai più potente, perciò è impossibile che sfugga lo sguardo dei miei attenti occhi da valletto. Ora, se fossi un gatto yokai col mantello e baffi extra, dove andrei? Whisper, guarda! Non ora, Shibanyan, sono molto occupato a cercare il maestro Mew. Non è che ha un paio di baffi extra, ha proprio i baffi! Come una persona vera. Non come un gatto. Anche ora che ci penso, Shibanyan non ha i baffi, neanche Overnian. Ah. Come stavo dicendo, dobbiamo battere uno yokai spettrale di nome Pestifero. Ehi, ti sei addormentato? Sto saltando l'allenamento per questo, me ne vado. Nathaniel, aspetto. Sicuri che questo vecchio sia a posto? Ma è più potente degli yokai. Ti posso dire una cosa? Vai a Monte Mediano, Arilandia. La risposta che cerchi è lì. È così che funziona, ci lancia un indizio e poi sparisce. Monte Mediano a Rilandia, sono sicuro che è un'indicazione vitale, voglio dire, viene dal maestro Mew. Immagino di sì. Che Monte Mediano sia allora? Ero da Rilandia e mi rivedete spostato qui perché ho preso il rango A nel frattempo. Quindi, sì. Vediamo, siamo dal maestro Mew ora, vediamo le sue prove. Non ricordo assolutamente nulla. Purtroppo. Ce l'hai fatta, non sei troppo vecchio per iniziare l'addestramento. Iniziamo? Iniziamo cosa? Addestramento, ovvio. Tre prove. Prove? Sembrerebbe proprio un'impresa eroica, devo dire. Scommetto che se superiamo le prove avremo un superpotere in tempo zero. Probabilmente diverremo così forti che liquideremo Pestifero con due colpi. Sembra valga la pena provare. Quando sei pronto, vieni avanti, ti aspetterò. Certo. Prove del maestro Mew? Ok. Supera le prove. Ma ce l'ho già segnate? Però devo... Allora, per battere... finire la prima prova... Ah, ok, devo per forza andare direttamente al... a parlare con lui. Sì. Ah, inoltre ho potenziato di non poco gli yokai, specialmente Homblu e Shibanyan, perché ho usato le sfere... le e-sfere che ho trovato durante il gioco. L'avete viste tutte quante, tranne forse una o due. Ma in linea di massima credo che l'ho fatte vedere tutte, anche la sfera sacra che è uscita dalla slot Kai. E comunque sia alla slot Kai dovrò farci un altro video, meglio, un altro video a fine di questo video, prima di concludere. Perché comunque sia ho davvero tante altre monete da usare. Crinicoma adesso rispetto a quando era un semplice Comasan ci mette un bel po' più di tempo a salire di livello, però vabbè, bisogna fare comunque sia. È stato utile potenziarlo, però mi scoccia un po' la cosa che ci metta molto più tempo rispetto a quando era a livello base. Però va bene tutto, va bene tutto. La prima è la prova del coraggio. Coraggio? Andiamo subito sul difficile. Niente perdite di tempo, immagino. Dovrà stare a testa in giù per un mese? O occhi aperti per un anno? E dove lo troviamo il tempo, Whisper? Non ho così tanto tempo. È il gioco della chiapparella. Tocca a te, devi acchiapparmi per superare la prova. Tutto qua? Proprio così. Sembra facile, troppo facile, deve esserci qualche cosa sotto. Che la prova del coraggio abbia inizio. Siamo...
Sì, mi sento in grado di sostenerla. Devo ciuffarmi entro un minuto delle commissioni da sbrigare. E prenderlo, quando ci arriviamo, a prenderlo con il pulsante A dobbiamo... Ah, ok, lui va a un percorso predefinito A. Preso. Ah. Acce picchia. Manca il fiato. Stavo con il fiato sospeso. La prova del coraggio è terminata, l'hai superata. Che coraggio c'è nel doverti acchiappare? Sì, ce l'ho fatta. Che poi la prima volta non avevo notato che era le prove del maestro Mew 4. 4, 5, 6. E poi le altre tre prove erano 1, 2, 3. Proprio non ci ho pensato per niente ai numeri romani. Non ci bado per niente ai numeri. Ok, andiamo avanti e sovraintenderai la mia prossima prova. Almeno ci fa tornare direttamente qua e non ci fa rifare tutta quanta la strada. Almeno questo è degno di nota. Ok, lo troviamo qua. Sì, infatti ci serviva il rango A per andare avanti. La prossima è la prova dell'amore. Amore? Ehi, questa prova non sarebbe adatta a un gentiluomo yokai come me. Non credete che Andrea sia troppo giovane e inesperto per questa prova? No, è una prova di compassione. Di empatia verso chi è in pericolo. Giusto, mia Olinda? Lei è il suo amore, per caso? Da dove è spuntato questo gatto? Questa è mia Olinda. È una gatta randagia. Ed è mia amica, se mi capite. Mia Olinda è la mamma, sai? È stata separata dai suoi gattini. Oh no, è terribile. Ha bisogno del tuo aiuto, devi cercare i suoi gattini nel villaggio. Questa è la prova dell'amore. Così è una specie di nascondino? Ma quei gattini, o mi sbaglio? Esatto. Ah, ho dimenticato una cosa. Avete 2 minuti di tempo. 2 minuti? Non possiamo perdere tempo, Andrea. Giusto. Che la prova dell'amore abbia inizio. Dunque, se non ricordo male, uno era già qui sotto. Eccolo, infatti. Preso. Sì, eccolo uno, infatti. Meno male. E dai! Oh, non si premeverà. Questo, ecco, un altro. 4. Ecco, mo' l'ultimo. Ok, abbiamo trovato anche tutti quanti i gattini. Andiamo avanti. Ok, c'è uno yokai cattivo, sì. Ah! Si deve aprire la porta, cioè, certamente. Mastic contro Mastic, dai. Così questo è Mastic, eh? Sembra terribilmente potente. Ma sta dormendo sodo ora. Come facciamo per la prova? Oh, maestro Mew. Allora, Mastic dorme profondamente. Cosa dovrei fare? Cosa posso fare? Immagino che dovremmo svegliarlo. Maestro Mew, per caso ho notato ora la pietra nella sua mano. Non starà mica pensando di usarla per svegliare quel demone mangione? Sei piuttosto intuitivo. Oh, che fa? Quel briccone felino è scappato. Tu hai disturbato il mio sonno. Bene, Mastic ora è sveglio. Ti farò vedere cosa succede a chi è così sciocco da farmi arrabbiare. Oi 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 oi. Ma già con l'Energy Max parte lui. Forse riesco a bloccarlo, forse. Vittoria! Oh, annullato, bene! Proprio Amplicamp. Vai, colpo pungente! Fiamme spirituali, fategli male! È andato KO! In effetti pochi punti esperienza mi ha dato, quindi sì, non era terribilmente potente. Non è ancora finita. Wow, questo tizio è terribilmente forte, come riesce a combattere ancora? È finita, Mastic, hai perso. Ben fatto, Andrea. Ora hai superato tutte le prove. Maestro Mew! Oh yeah, quindi finisce così il capitolo. Devo andare a sfidare lo spettrale, credo. Con il tubo. Wow, oh, Jibanyan e Onblu è grandissimo. Ma perché mi fate scegliere tra cose ovvie?
C'è Sfera Mega e Bambola d'Oro. Ma è ovvio che scelgo la Sfera Mega. Cioè, non capisco. Oh, le prove sono già finite? Ma maestro, non è divertente. Ha detto maestro? Certo, sono il miglior studente del maestro Mew. Superare la prova del fegato significa avere un bel po' di coraggio. La prova del fegato? Ma la prima prova è il coraggio, no? Coraggio e fegato non sono lo stesso? Non ci pensare troppo. Mia, che cosa ci fate qua, gente? Il maestro Mew ci ha guidati qui, tutti. Forza! Al massimo! Ehi, mi piace questo vecchio, ogni fan di Maximus Mask è mio amico. Con amore, fegato, coraggio e amici, del male saremo i peggiori nemici. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti, il mondo è mio amico. Basta, vi prego. Amore, fegato, coraggio, sembrerebbe proprio le prove di Maximus Mask. Maestro mio, possiamo arrivare a dunque? Ah, sì. Hai superato le prove, Andrea, non ho più nulla da insegnarti. Mi assicuro, non c'è qualcosa d'altro tipo la prova della fiducia? Possa il tubo inondarti di energia. Il tubo? Io non ci ho capito un tubo, e tu, Andrea? Forse gli sono intrecciati i baffi. Che dici, Whisper? Ha lui dell'energia sovrannaturale che aiuta a vincere delle battaglie. È un potere mistico conosciuto in tutto l'universo, vero? No, è un tubo. Un tubo? E questo tubo può aiutarci? Beh, questo dipende da te. Ma ora devi tornare dai tuoi amici. Pestifero sta riprendendo le forze. No! Torniamo a piena ciabatta. Bene, dirigiamoci a gran velocità verso piena ciabatta, non perdiamo tempo. Dobbiamo assolutamente fermare Pestifero. Squid, ce n'hai messo di tempo. Ragabatrax, Arachnus, ora è il tuo turno. Oh no, che facciamo? Questa voce, maestro Mew, ma cosa intende dire con usa il tubo? È più potente tra tutti gli yokai, perciò devi ascoltarlo con attenzione. Un tubo? Ma che ce ne facciamo? Attento, quasi certamente è un prezioso e mistico artefatto. Pestifero se la ride, man. Stai attento, Pestifero, eh. Sei così intelligente, dici tu come si usa. Toh, ti aiuto a pensare. Eh? Oh, non starei mica pensando di lanciare quella cosa contro di me, vero? Posso facilmente scansarla, sai? Oh, a guardare tutto quel vorticare, la testa mi gira e gira e gira. Ehi, il tubo si è rivelato utile. Ecco la tua occasione, finiscilo. Bene, siamo alla resa dei conti, Pestifero. No, dai, proprio per una frazione di secondo. Non l'ho presa, proprio ho cliccato proprio mentre stava scomparendo. Accidenti. Proprio per un pelo, accicavolo. Nuova parolaccia, accicavolo. Però vabbè, abbiamo sconfitto Pestifero. Ah, com'è possibile? Uno spettrale di elite come me che perde contro di te. Hai rovinato il mio divertimento, faccio la spia di Kadama. Sono un bambino piagnoso. Piagnucoloso. Piagnoso si può anche dire in dialetto. Tu ci hai salvati. Il sole unico maestro Mew ha trovato il tempo per aiutarci. Ma gli yokai spettrali sono formidabili, anche se aiutati non so se vinceremo. No, è impossibile. Se la situazione continua a essere come adesso. Come adesso? Sto solo dicendo che non c'è tempo per la disputa tra spiritossi e polpanime. Giusto, stavo pensando lo stesso. Siamo più simili di quanto pensassi.
Niente più spiritosi o polpani. Siamo solo yokai. Lottiamo insieme. Sì, dobbiamo unire le forze se vogliamo sconfiggere gli yokai spettrali. Oh wow, spiritosi e polpani finalmente insieme. Chi l'avrebbe detto? Io testimone di un simile momento storico. Che emozione! Molto bene, miei servi, contiamo gli incanti di oggi, spero vi siete impegnati. Sono sicura che siete tutti ansiosi di sentire la classifica, perciò procediamo. A primo posto c'è Nihilo, vittoria prevedibile per il migliore degli spettrali. Devo ringraziare gli amici, la famiglia e il mio potere distruttivo. Andando avanti, al secondo posto troviamo Confundor. Sì, sono il migliore quando si tratta di arrivare a secondi. Bene, e poi troviamo... Padrone di Kadama, questi fanni prepotenti voglio che siano puniti. Oh cielo, sei in ritardo e hai perso contro un umano. Che spettrale sei? Ehi! Pestifero, già sei poco professionale. E ora anche questa sei licenziato! Ma padrone di Kadama, posso... Addio! Nooo! Povero piccolo pestifero. Non dire cose che non pensi davvero, Kattivik. La falsità è così spaventosa. Non potevamo veramente farci nulla. Quello strambo non era all'altezza. Comunque ora sarà molto più facile portare a termine il piano di Dekadamo. È ora che noi, la vera elite degli yokai spettrali, finiamo il lavoro. Porteremo distruzione. Distruzione e poi ancora distruzione. Distruzione. Yuhu. Che sottoposti di primo ordine, è ora di attuare piano. Ecco, allora nel prossimo capitolo davvero ci sarà no le macchine che fanno il fumo. Ci saranno le macchine che fanno il fumo. Quindi Kuji, questo video lo termino qui. Il prossimo lo farò tutto quanto ad un fiato, come è giusto che sia. Però sarà un pochino più lunghetto, quindi insomma farò un episodio solo. E quindi con questo mi fermo qui. Il prossimo sarà anch'esso un solo e singolo episodio. E poi... ci sarà il capitolo finale che farò tutto quanto di fila, insieme alla battaglia contro Lethal Dama, perché Dekadama sappiamo che poi, una volta sconfitta, diventa ancora più forte, è certo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio, come sempre in descrizione c'è il link per l'account per Twitter, e ci vediamo nel prossimo video, bye bye!